sono oggi al centro di un secondo giudizio, domani, nell'udienza di domani, alcuni dei protagonisti di questa storia che trovate soprattutto nell'ultimo capitolo, e cioè gli autori della seconda gamba del falso che consentì, che venne immediatamente approntato dopo la morte di Stefano per impedire che le indagini potessero concentrarsi su ciò che era accaduto la notte dell'arresto di Stefano nelle tre caserme su cui Stefano quella notte ruota: la caserma Appia, la caserma Casilina, dove si tenta inutilmente di fotosegnalarlo e dove viene pestato da due militari dell'arma, e la caserma di Tor Sapienza, dove Stefano, dopo essere stato picchiato, viene portato per trascorrere le poche ore che separano dalla mattina del giorno successivo, quando verrà portato in tribunale per il processo per direttissima. Domani in questa udienza almeno tre carabinieri della stazione di Tor Sapienza, un maresciallo e due appuntati, saranno chiamati a rispondere in aula alle domande sulle modalità dei falsi, di cui ora si sa, con cui vennero manipolate le annotazioni di servizio di quella notte. Tutte le intercettazioni: Stefano muore perché è un drogato di merda. Se Stefano fosse stato figlio di un deputato, di un professionista, Stefano non sarebbe morto. Forse lo avrebbero anche picchiato, o forse no, sicuramente non l'avrebbero trattato al Pertini come è stato trattato. Stefano muore perché è un drogato di merda. Il problema, quindi, perché è un cittadino di serie B, o meglio, è percepito come un cittadino di serie B. E in questa vicenda molte persone si sono girate dall'altra parte o hanno fatto in modo che le carte stessero a posto, perché avevano la percezione di stare con un cittadino, di stare di fronte a un cittadino di serie B. Allora, io l'unica cosa che voglio sottolineare è questa: è facile vedere negli altri questo tipo di tabe, di veleno, è più difficile vederlo dentro di noi. Io penso che oggi, nell'Italia di oggi, fine 2018, invece questo è un rischio concreto. Io ho la sensazione sempre più sgradevole che in qualche modo questo paese si sia abituato ormai, a forza di, diciamo, di dosi omeopatiche di senso comune, rispetto al quale esistono cittadini di serie A e cittadini di serie B, che esistano i cittadini di serie B. Buonasera a tutti, mi spiace essere in collegamento con voi solo in via telefonica, avrei intanto voluto essere lì, ci tenevo e come ci tengo ogni volta in cui c'è da dimostrare anche in qualche maniera il mio riconoscimento a persone come gli autori di questo libro, che ci danno una possibilità enorme, cioè quella di portare la storia di Stefano alla portata di tutti e quindi andare oltre il caso giudiziario. Non mi stancherò mai di ripetere come strumenti, come questo, come può essere anche una canzone, come può essere un film, come può essere tutto ciò che racconta le nostre storie, e sia un contributo enorme che voi state dando alle nostre famiglie. Quindi davvero grazie da parte di Stefano, che è il protagonista di questo vostro lavoro, ma io mi sentirei di dire grazie anche a nome di tutti gli altri Stefano e tutti gli altri ultimi di cui nessuno conosce le storie, di cui nessuno sentirà mai parlare, dei quali in fondo a nessuno importa niente. Grazie, perché tramite questi lavori in qualche maniera risvegliate le coscienze, ed è un modo di farlo bellissimo per arrivare alla portata di tutti e soprattutto dei ragazzi. So che stasera lì con voi ci sono tanti ragazzi, a loro va il mio saluto, il mio abbraccio e in qualche maniera la mia preghiera. Ragazzi, voi siete coloro che hanno in mano il mondo, che hanno la possibilità di cambiare questa società, e quindi non vi stancate mai di informarvi, imparate a non voltarvi mai dall'altra parte, anche rispetto a situazioni che non vi riguardano, non vi riguarderanno mai direttamente.
ma ricordatevi sempre che quello che leggete su questo libro, così come quello che raccontano le nostre storie, riguardano la violazione totale di altri esseri umani, di fronte alla quale nessuno di noi ragazzi può voltarsi all'altra parte, ma ciascuno di noi per quello che può, anche semplicemente parlandone, raccontandole, è tenuto a farsene carico. Se vogliamo sperare per voi, per il nostro futuro, in una società migliore e meno ingiusta.